Buonasera, ben ritrovati. Inizia questa sera una nuova edizione, una rubrica informativa dedicata alla salute e all'informazione e alla prevenzione. Abbiamo con noi la signora Maria Anna Maria Chilosi, presidente dell'associazione Insieme per Vivere, che introdurrà i nostri ospiti della serata. Buonasera. Insieme per Vivere è stata fondata nel maggio dell'83 e su consiglio dell'AIRC lo scopo principale è sempre stato l'acquisto di strumenti per la diagnosi precoce dei tumori da donare all'ospedale Santa Maria di Borgotaro. Ringraziamo tutta la popolazione delle valli per la generosità e la fiducia che ha avuto in noi. Noi ci impegniamo al massimo per non sprecare niente di quanto ci viene versato e controlliamo con assiduità che gli strumenti donati, che sono donati con delle clausole ben precise, siano sempre al loro posto ed usati. Nel nostro ospedale arrivano pazienti da molte parti d'Italia perché abbiamo molte eccellenze, anche certamente non tutto funziona a meraviglia, ma quello in qualsiasi realtà. È molto importante soprattutto la prevenzione ed è per questo motivo che con l'aiuto di Videotaro abbiamo ripreso a organizzare queste trasmissioni, a cui parteciperanno molti professionisti che tratteranno vari e interessanti argomenti. Le trasmissioni saranno tutte in diretta e potete telefonare al numero che man mano vi diremo. Questa sera il numero a cui potete telefonare è 333 456-5368 per eventuali domande sull'argomento che verrà trattato. Questa sera ringraziamo il dottor Salvatore Tedesco, medico oculista, che ha aderito alla nostra richiesta. Risponderà alle vostre domande, oltre ad illustrarci il suo ruolo nel nostro ospedale. Un'ultima cosa, vi ricordo che l'entrata maggiore che ci permette di acquistare strumenti è il 5 per 1000. Questa entrata serve veramente per tutta la popolazione. Grazie a tutti, buona serata. Grazie Anna Maria Chilosi, presidente storica, oserei dire, dell'Associazione Insieme per Vivere e ovviamente grazie ai nostri ospiti in studio. Ospiti perché poi abbiamo una sorpresa, il dottor Tedesco ha portato con sé un collega, un facente parte dell'equipe che si sta per formare nell'oculistica. Intanto arriva la prima domanda, grazie a Sandra Bianchinotti, volontaria dell'Associazione Insieme per Vivere. Quindi ha già annunciato Anna Maria Chilosi, l'ospite in studio, che è il dottor Tedesco, il dottor Salvatore Tedesco, medico oculista, e abbiamo accanto a lui questa sera anche il dottor Federico Spadini, un'equipe giovane che promette molto bene. Poi adesso gli ospiti saranno più descrittivi in quelli che sono poi i progetti futuri di questa equipe che si sta per formare. Io però, dottore, volevo partire con la prima domanda che è arrivata dal nostro pubblico, che questa sera, ricordo, può telefonare al numero indicato da Anna Maria Chilosi e rivolgere le proprie domande in diretta. E la prima domanda la rivolgerei proprio a lei, dottor Tedesco. Quando eseguire i controlli di screening per la maculopatia? Bene, grazie innanzitutto per l'invito, è un estremo piacere essere qui, ringrazio l'associazione Insieme per Vivere che vedo essere assolutamente attiva e al fianco delle istituzioni nella gestione complessissima della sanità di questo momento storico e questo ospedale. Credo sia davvero un'eccellenza in alcuni settori, ma che comunque rappresenta comunque il meglio che si possa offrire in termini di offerta. Quindi mi preme sottolineare la mia gratitudine per essere qui. Screening per la maculopatia è fondamentale perché insieme alla cataratta e poi al glaucoma, la maculopatia è la patologia dell'invecchiamento più comune, più diffusa, in particolar modo dai 60 anni di età in avanti. Ovviamente noi siamo una popolazione che sta invecchiando, che invecchia e che grazie al cielo vive tanto. Di conseguenza lo screening e i controlli per rilevare precocemente ed eventualmente trattare e poi seguire nel tempo
una patologia come la maculopatia senile sono essenziali per la salute visiva e quindi per una vita di efficienza visiva più lunga possibile. Quando cominciare a fare i controlli? Generalmente dai 50 anni di età in avanti, pur in assenza di fattori di rischio, è assolutamente opportuno e consigliabile dalle linee guida ormai internazionali che ovviamente seguiamo nella nostra pratica clinica, fare dei controlli oculistici regolari. E qualora la visita oculistica rilevi alcuni segni, anche minimi, premonitori di una patologia maculare, che possa indurre una maculopatia, condurre a una maculopatia, esistono degli accertamenti, che il primo dei quali è l'esame OCT, la tomografia a coerenza ottica. Qui a Borgotaro, per esempio, disponiamo di uno strumento estremamente sofisticato, di un OCT estremamente aggiornato, quindi è uno strumento che è al servizio dell'utenza per la gestione di uno screening corretto della maculopatia. Quindi visita oculistica, per essere sintetici, visite oculistiche periodiche, in particolare ovviamente al presentarsi di sintomi visivi anche diciamo iniziali che possano diciamo far sospettare un qualche problema, e accertamenti ulteriori di secondo livello consistenti appunto nella diagnostica strumentale avanzata, che tuttavia non è invasiva e quindi può essere eseguita in modo rapido, rapidissimo. Molto efficace ovviamente, e quindi nel caso specifico abbiamo la possibilità di questa diagnostica così avanzata senza spostarci, e quindi è possibile eseguirla nel nostro ospedale. Pertanto questo è un po' lo schema. Visite di controllo periodiche a partire dai 50 anni, possiamo diciamo richiederle con cadenza biennale o triennale tra i 50 e i 60 anni, e preferibilmente annuale dai 60 anni in avanti. E al minimo riscontro di una sintomatologia, come può essere per esempio una lieve distorsione delle immagini, una riduzione qualitativa della percezione, della sensazione visiva, rivolgersi a uno screening oculistico quantomeno di base per partire. Ecco, io mi aggancio e starei con lei ancora, dottor Tedesco, al discorso del biometro. È da alcuni giorni o da alcune settimane che è in funzione proprio presso l'ospedale Santa Maria. Cosa facilita? So che è uno strumento di grande precisione, no? Esatto, Quindi, ecco, che esatto. cosa faciliterà E questo sì, strumento? questo nuovo biometro, mi fa molto piacere la sua domanda, questo nuovo biometro, che è uno strumento anch'esso di diagnostica avanzata, insomma, è uno strumento che è di recentissima acquisizione e consente il livello massimo possibile attualmente. Possiamo definirlo, diciamo, lo strumento più sofisticato attualmente in commercio al mondo, sia come marchio che come tipologia, e consente la rilevazione di una serie di parametri, di misure dell'occhio, sia nella parte anteriore che della lunghezza, della antero-posteriore dell'occhio, essenziale per determinare con assoluta precisione il valore delle lenti intraoculari da impiantare durante l'intervento di cataratta. Se in passato questi strumenti avevano, diciamo, una precisione piuttosto grossolana per partire, poi sempre più vicina, tra virgolette, alla perfezione, oggi l'uso di questa diagnostica ci offre una garanzia di uno standard qualitativo altissimo, diciamo il massimo possibile, e questo ci aiuta nella chirurgia e dà garanzia anche alle persone che ad essa vengono sottoposte di essere studiate in fase preliminare nel miglior modo possibile. Quindi uno sforzo economico enorme da parte dell'azienda, che punta moltissimo sull'ospedale di Borgotaro per la branca oculistica, come per tante altre ovviamente, e questo ci riempie di soddisfazione, anche perché riusciamo a offrire il top di gamma nelle prestazioni che
rappresentano però un numero così significativo, proprio per il discorso che facevamo prima. La cataratta è la patologia più diffusa in assoluto nel mondo occidentale in genere, e ovviamente in particolare in una popolazione come la nostra, che è quella italiana, che tende ad invecchiare. Certo, dunque io aspetto una domanda oppure vado con la mia? Vedo Sandra che sta, ho visto prima un tentativo di ingresso, quindi non volevo fermare niente nessuno, grazie Sandra. Così sentiamo, e intanto ringrazio il dottor Spadini di essere qui con noi, e questa è una domanda che io, grazie infinitamente, e questa è una domanda che rivolgo a lei: quali tipi di esami e con quale periodicità si devono fare i controlli se si è affetti del diabete, purtroppo una malattia diffusissima di questi tempi? Ottima domanda, perché sicuramente la programmazione dello screening della retinopatia diabetica è ovviamente un punto cardine per l'oculistica, in quanto malattia che ovviamente a livello mondiale impatta in termini di disagio e salute visiva sui pazienti. E sicuramente una prima valutazione che deve essere fatta con una valutazione oculistica completa è sicuramente una valutazione del fondo oculare al momento della diagnosi, quindi qualsiasi prima diagnosi nell'ambito di un diabete di nuova insorgenza necessita di una valutazione oculistica. L'esame del fondo oculare è ovviamente l'esame base che ci permette di diagnosticare la retinopatia diabetica e ci permette di stadiare la retinopatia diabetica. In base a questo ovviamente noi possiamo poi andare a modulare quelle che sono le necessità di controlli del paziente, che possono ovviamente variare da uno screening a distanza di 2 anni, quindi con una semplice valutazione del fondo oculare, ha ovviamente dei controlli che sono più ravvicinati nel tempo, che possono essere anche a distanza di 1 anno o di 6 mesi, in relazione alla severità della patologia. E quindi sicuramente l'approccio è quello di una valutazione del fondo che fa diagnosi e permette di stadiare. Successivamente poi abbiamo tutta quella che è una diagnostica di secondo e terzo livello, che fa capo, come dicevamo, all'utilizzo dell'OCT maculare, che permette di valutare ovviamente conseguenze in termini maculari di edema maculare diabetico, che è una complicanza comune della patologia, ed eventualmente ulteriori approfondimenti per indagare la patologia, soprattutto se la patologia si presenta come patologia severa, anche come una fluorangiografia con mezzo di contrasto. Ovviamente quello che è di fondamentale importanza è impostare un progetto che possa unificare il territorio, che possa dare una continuità e un'organicità concreta nello screening. Ad esempio a Borgotaro c'è un retinografo nomidriatico che permette di fotografare la retina, e questo può permettere di andare a impostare quello che è poi una serie di valutazioni, ovviamente applicato da un professionista sanitario formato, che possa tenere poi monitoraggio con le immagini il paziente, e possa essere valutato ovviamente la retina nel tempo. E come sorge spontaneo chiedere quanta prevenzione possiamo fare attraverso gli occhi, come specchio, ecco, perché poi comunque per esempio un iperteso che può essere assolutamente asintomatico per certi aspetti, però poi all'esame dell'occhio noi abbiamo una visione probabilmente, ecco, vi chiedo quanta prevenzione possiamo fare attraverso gli occhi. Assolutamente, l'occhio è uno specchio comunque del nostro corpo, del nostro stato di salute, quindi in primo luogo sicuramente sul diabete noi troviamo a volte pazienti che hanno dei segni di retinopatia diabetica compatibili con retinopatia diabetica, e da cui approfondimenti noi diagnostichiamo il diabete senza che il paziente ne sia consapevole, magari per una valutazione di routine.
anche l'ipertensione arteriosa, come dicevamo, è sicuramente ha dei segni molto rilevanti, quindi poi tutte quelle che sono anche patologie che si collegano all'ipertensione arteriosa, quindi anche dalle nefropatie, anche altre patologie organiche che ovviamente hanno poi come manifestazione l'ipertensione arteriosa e i cui segni noi abbiamo modo di apprezzare a livello oculare, questo certo. Sicuramente. Grazie dottore. Adesso abbiamo Sandra che sta per entrare con una domanda del pubblico. Meno male che c'è il pubblico, sennò io ne ho 150 da fare. Aspettiamo un po' le nostre. No, va benissimo, certo, assolutamente il pubblico ha la priorità in questo senso. Come si cura, ne abbiamo parlato in apertura, la cataratta? Come dicevamo, la cataratta è la patologia più diffusa al mondo ed è una patologia che sostanzialmente dai 50 anni in avanti può manifestarsi con diversi livelli di evoluzione. Innanzitutto noi curiamo la cataratta quando questa incide sulla qualità di vita, di vista e quindi di vita del paziente. Mi spiego, cerco di spiegarmi. Io ho 52 anni e faccio il chirurgo oculista, opero ogni giorno della mia settimana. Chiaramente se a un certo punto io presentassi una cataratta che infici anche minimamente la mia qualità di vista, io ho bisogno di farmi curare la cataratta e quindi avrei bisogno di farmi operare. Se c'è una persona che ha lo stesso livello di cataratta e che magari ha un'età più avanzata della mia, che ha 80 anni e che non ha esigenze visive particolari, per esempio non ha l'abitudine di guidare prevalentemente alla sera, è già in pensione, quindi la raffinatezza della sua visione può essere inferiore senza che infici la sua qualità di vista e quindi di vita, può anche eventualmente farsi seguire la cataratta, procrastinarne il trattamento e quindi farsi sottoporre a un intervento chirurgico quando questa dovesse avanzare. Quindi noi curiamo la cataratta quando questa si rende manifesta nei termini che ho appena spiegato e l'unico trattamento è l'intervento chirurgico. Attualmente lo standard, diciamo, di un intervento chirurgico per cataratta consiste in una... ci sono dei luoghi comuni, per esempio la cataratta con laser, in realtà non è così. La cataratta si applica... Si estrae chirurgicamente con una tecnica che si chiama facoemulsificazione e che consiste in un intervento che dura circa un quarto d'ora mediamente, che si può eseguire, ormai si esegue in anestesia topica, cioè con l'applicazione di sole gocce, quindi un'anestesia locale ancora più avanzata, o in alcuni casi con delle forme un po' più invasive di anestesia, ma sempre anestesia locale, coadiuvati però, chiaramente l'intervento si esegue in sala operatoria, la sala operatoria è molto sofisticata perché presenta degli standard molto sofisticati, coadiuvati sempre comunque dalla presenza nell'area operatoria di un medico anestesista pronto a intervenire o in caso di emergenza oppure semplicemente come assistenza con una sedazione leggera, quindi ad assistere il chirurgo oculista, e dicevamo della tecnica. La tecnica della facoemulsificazione consiste nel frantumare il cristallino che è opaco per la cataratta, appunto cataratta uguale cristallino opaco, vari livelli, varie tipologie, però cataratta uguale cristallino opaco, quindi noi togliamo il cristallino opaco mediante degli ultrasuoni che frantumano questo cristallino, ne aspiriamo, diciamo, i frammenti e una volta ripulito il tutto impiantiamo un cristallino artificiale che è appunto quello le cui caratteristiche vengono determinate con il biometro di cui parlavamo prima. E al termine dell'intervento chiaramente occorre un congruo periodo di convalescenza, c'è un po' il luogo comune che la cataratta il giorno stesso, il giorno dopo, no, la cataratta, l'intervento di cataratta è un intervento impegnativo che può presentare anche alcune criticità e che va interpretato da parte anche del paziente con l'impegno che occorre a
eseguire un certo tipo di convalescenza, una lunga terapia post-operatoria. Quindi mi piace rappresentare la chirurgia della cataratta attuale come un volo in aereo. Se noi prendiamo un aereo da Milano a New York, sappiamo per certo che stiamo facendo una cosa che tutto sommato non può che andare bene, no? Perché nessuno di noi pensa di non arrivare a New York e di non visitare la città. E sappiamo però che stiamo facendo una cosa estremamente complessa, estremamente delicata e anche molto rischiosa. Diciamo che esiste un po' una legge statistica che ci dice che noi possiamo prendere l'aereo con assoluta tranquillità perché sappiamo che di aerei ne cadono pochi. Qualche volta si può staccare il portellone però, e questo induce delle problematiche. Insomma, quindi chirurgia della cataratta, terapia della cataratta uguale chirurgia. Chirurgia è assolutamente approcciabile per qualunque tipo di paziente, con estrema tranquillità, ma con un assoluto rigore e la consapevolezza che si tratta di un vero e proprio intervento chirurgico da fare in sala operatoria da un'equipe chirurgica molto strutturata. Qui a Borgotaro abbiamo ripreso la chirurgia della cataratta ormai dall'ottobre scorso e abbiamo una implementazione continua dei numeri, utilizziamo la tecnica più evoluta e abbiamo ottime soddisfazioni da questo, insomma. Perfetto. Abbiamo una domanda, ecco Sandra che entra, stavolta la rivolgeremo al dottor Spadini. Il pubblico ci chiede se si possono curare le maculopatie presso l'ospedale di Borgotaro. Ottima domanda e molto attuale, perché quello che è il progetto che sarà disponibile a brevissimo e che è sicuramente uno dei capisaldi della nostra unità è quello di garantire il trattamento delle maculopatie a Borgotaro, questo assolutamente. Come dicevamo, la maculopatia è una patologia molto impattante e che ovviamente dopo i 75 anni ha un'incidenza veramente alta nell'ambito della popolazione. Il trattamento è sostanzialmente uno, cioè iniezioni intravitreali all'interno dell'occhio. Ovviamente con l'equipe di Borgotaro, con la sala operatoria attrezzata, abbiamo assolutamente i mezzi e la possibilità di poterla gestire in modo ottimale. Questo ovviamente perché abbiamo la possibilità, come dicevamo, di avere un OCT maculare che permette di garantire un ottimo follow-up, e, oltre che screening, come dicevamo, ma sicuramente il follow-up per seguire i pazienti, perché sono pazienti che hanno necessità di essere trattati in modo cronico. Quindi ovviamente devono essere seguiti per lungo tempo e deve essere impostato quello che è uno schema terapeutico con iniezioni intravitreali che a Borgotaro ovviamente è uno dei capisaldi della terapia che si vuole impostare, assolutamente. Ecco, invece io volevo tornare un attimo sul discorso cataratta. Volevo capire se una cataratta secondaria è una, fra virgolette, un qualcosa di fisiologico oppure se è legato, che ne so, a un intervento mal riuscito in un certo senso. Anche questa è una domanda utilissima per i signori ascoltatori, per tutte le persone che sono state sottoposte a un intervento chirurgico di cataratta. In realtà la cosiddetta cataratta secondaria non è una complicanza assolutamente, è una, direi, fisiologica conseguenza dell'intervento, perché in un periodo variabile tra i 6 mesi e i 2 anni, di solito dopo un intervento di cataratta, capita che la capsula posteriore del cristallino naturale, che viene lasciata appositamente in sede nell'occhio per ospitare il cristallino artificiale, quindi la lente intraoculare, che altro non è che chiaramente una protesi di un materiale
biocompatibile, ma chiaramente estraneo al tessuto ai tessuti del nostro occhio. Questa protesi viene impiantata nel sacco e per fenomeni assolutamente fisiologici di cicatrizzazione, questo sacco tende ad opacizzarsi e allora si ripresentano sintomi analoghi a quelli che avevano portato il paziente a sottoporsi all'intervento. Quindi non è una complicanza e si risolve in modo rapido con un trattamento laser ambulatoriale, non invasivo, che si esegue nel giro di pochissimi minuti, semplicemente anche questo in anestesia locale, cioè instillando semplicemente delle gocce previa dilatazione della pupilla e con un follow up, quindi con la necessità di un controllo generalmente a un mese. Quindi diciamo che se ci facciamo operare di cataratta siamo quasi sicuri che ci verrà la cataratta secondaria. Aggiungo, sempre da 52enne, che se io mi facessi operare di cataratta adesso avrei addirittura la certezza assoluta, cioè il 100% di possibilità, di probabilità di sviluppare una cataratta secondaria, perché quanto più si è giovani, tanto più si tende a produrre cicatrizzazione e quindi ad avere la cataratta secondaria. Ho capito. Invece, ma qual è la vera e propria, io poi la rivolgo a entrambi, chi mi vuole rispondere, dottor Spadino o dottor Tedesco, ma qual è la vera urgenza oculistica per la quale bisogna correre? Ecco, questa è una bella domanda, prego Federico. Ma allora, sicuramente la vera urgenza oculistica che noi consideriamo un trattamento immediato, pressoché immediato, è sicuramente glaucoma acuto. Cioè, col termine glaucoma noi facciamo riferimento a una patologia che di per sé è una patologia cronica. Il glaucoma acuto è una forma di glaucoma che si manifesta in occhi predisposti e in particolari condizioni e che porta a un innalzamento pressorio immediato, quindi un innalzamento pressorio che è tale per cui se noi non avessimo un trattamento adeguato nel brevissimo termine il paziente pressione oculare, vero? La pressione intraoculare, ovviamente, certo. Noi diamo sì, per ecco, scontato, no, perché non vorrei, di, visto che quando parliamo di pressione pensare a... diamo per scontato, certo. Ovviamente noi di pressione intraoculare, certo. Però effettivamente può essere confusa. Parlando di pressione intraoculare, è un innalzamento acuto favorito da una conformazione dell'occhio del paziente e che porta a valori talmente elevati che se non trattato in modo immediato, mediante un trattamento laser e mediante una serie di somministrazioni di farmaci che hanno un effetto ipotonizzante per l'occhio, cioè somministrano dei diuretici che permettono di abbassare la pressione dell'occhio, porterebbe a cecità. Quindi ovviamente quella è una gestione assolutamente, la vera propria urgenza oculistica che deve essere gestita nell'immediato, anche in notturna, in qualsiasi momento. Grazie dottore. Abbiamo un'altra domanda. Questi stivali rumorosi, noi cerchiamo di camminare in punta di piedi, ma è immancabile che i tacchi si sentano. Eccoci. La domanda che arriva dal pubblico introduce ancora una volta il glaucoma. Come si cura il glaucoma? Lei poi ne ha in parte ha già risposto. Allora, sì, ottima domanda perché ci permette di andare a toccare tutti anche, quelli che certo. Sono i punti principali dell'oculistica e soprattutto patologie che vengono sottovalutate, sono poco conosciute, ma che hanno una prevalenza, un impatto importante nell'ambito della popolazione. E il glaucoma è una patologia che viene trattata dal punto di vista sia medico che chirurgico. E, è una patologia, è chiamato anche come killer silenzioso, perché è una patologia effettivamente che non viene spesso riconosciuta al paziente se non in fasi tardive, per questo che... Quindi asintomatica in pratica? Non sempre, non però sempre. Diciamo che può essere asintomatica ed è per questo fondamentale avere uno screening, avere delle visite periodiche, soprattutto dopo una certa età dal punto di vista oculistico. E che viene trattata sia dal punto di vista medico che dal punto di vista chirurgico. Il trattamento medico sono colliri, quello su cui noi possiamo agire è abbassare la pressione dell'occhio,
E noi abbiamo ovviamente come prima linea terapeutica una serie di colliri ipotonizzanti che vengono installati al paziente. Ovviamente una criticità della malattia è il fatto che la patologia è cronica e quindi è di fondamentale importanza che il paziente abbia un'adeguata aderenza alla terapia, capisca l'importanza della patologia e abbia ovviamente un adeguato approccio alla patologia. Qui io penso che sia molto importante il rapporto medico-paziente, ecco, nel poter garantire un'adeguata comprensione della patologia. E questo sicuramente è il primo step terapeutico. Poi in ambito terapeutico noi abbiamo l'approccio chirurgico che rappresenta sicuramente l'opportunità di gestire il glaucoma nel momento nel quale noi abbiamo una progressione del danno, perché il glaucoma porta a un danno progressivo del nervo ottico e quindi ci permette di intervenire con una serie di procedure che ovviamente hanno vari tipi di modalità di funzionamento. Adesso c'è anche una grande spinta nel ricercare sempre procedure più mini-invasive e per poter gestire appunto il glaucoma agendo poi su quello che è l'abbassamento della pressione intraoculare. Ecco, dottor target. Tedesco, questo ladro invisibile, no, della vista che si insinua e fa danni, sembra che abbia una correlazione anche con la malattia dell'Alzheimer per la presenza di placche amiloide, dico bene? E in realtà ci sono, dice bene, nel senso che le sue domande sono estremamente puntuali. Grazie. In realtà ci sono molti studi recenti che correlano una serie di patologie neurodegenerative con l'incidenza del glaucoma. Diciamo che attualmente questo rileva ancora poco da un punto di vista clinico, della pratica clinica quotidiana, ma sicuramente il futuro, un futuro che non sarà così lontano, ci pone nelle condizioni di trattare diciamo il glaucoma non soltanto, ma questo ormai è un paradigma noto da tanti anni, riducendo la pressione intraoculare, che è ovviamente il cardine del trattamento, ma anche agendo su tutti i processi di degenerazione neurocellulare, e spesso le patologie degenerative neurologiche sono strettamente correlate. L'Alzheimer, il Parkinson, ci sono diverse evidenze che ci siano correlazioni. Diciamo che nei grandi numeri, ovviamente attualmente noi teniamo comunque conto dell'epidemiologia, quindi della diffusione statistica della patologia, delle sue caratteristiche, e quindi anche nei paradigmi di trattamento ancora questa parte non incide clinicamente, insomma. Grazie. Abbiamo un'altra domanda che arriva. Eccoci, grazie. Ecco, ci saremo arrivati. Dopo i 50 anni di età, quali controlli oculistici conviene fare? L'essenziale, come abbiamo già detto prima, è sottoporsi con regolarità a una visita oculistica standard. Una visita oculistica nel 2024 consta di alcuni passaggi e di una diagnostica strumentale che anche a un livello basico è in grado assolutamente di attivare qualunque ulteriore accertamento ed eventualmente qualunque diagnosi e qualunque trattamento che preservi la vista nel medio-lungo periodo. Dicevamo che una visita oculistica con cadenza biennale o triennale in assenza di fattori di rischio è essenziale dai 50 anni in avanti, mentre invece diventa diciamo più stringente, quindi con controllo annuale, dai 60 in avanti. Ovviamente diverso è il senso dei controlli in età prescolare e in età scolare precoce, cioè i controlli in età pediatrica, che vengono correttamente eseguiti nella nostra azienda con un percorso ormai di diversi decenni di attività di screening a partire dalle scuole materne. E poi diciamo che i controlli di screening si fermano come diciamo delle linee guida ai 13 anni di età e vengono demandati alla singola iniziativa del paziente, di ogni
persona che abbia ovviamente dei sintomi. L'oculista serve tutti, è trasversale a tutte le età, perché le patologie refrattive, quindi i difetti di vista, si presentano un po' a tutte le età con diverse caratteristiche e quindi vanno correttamente diagnosticati e trattati, però direi che, sempre per sintetizzare, una visita oculistica ben fatta è la base di qualunque, diciamo, di qualunque buona norma per preservare la vista. Invece in oculistica, dottor Spadini, si sta facendo e quanto si sta facendo per quanto riguarda le terapie geniche e i farmaci poi monoclonali, perché stanno prendendo insomma, certo, piede, quanto si sta facendo? Assolutamente la terapia genica viene già eseguita e ci sono molti studi nell'ambito della patologia retinica, che è quella in cui ovviamente la ricerca sta vertendo maggiormente, e con la complessità ovviamente del tessuto retinico, perché in quanto sovrapponibile a quello che è un tessuto neurologico, è un tessuto che ad oggi risulta difficilmente gestibile, soprattutto nell'ambito di tutte quelle che sono le forme neurodegenerative e soprattutto anche in forme di patologie che subentrano dal punto di vista genetico. E sicuramente la terapia genica è ancora è applicabile già per alcune patologie, e la ricerca attualmente sta spingendo tanto, ecco, per cercare di trattare quelle patologie che ovviamente ad oggi rappresentano ancora delle grosse difficoltà dal punto di vista terapeutico. Ecco, dottor Tedesco, quali sono i fattori di rischio di un'ischemia retinica? Beh, tutti i fattori di rischio cardiovascolari hanno una, diciamo, un impatto significativo sulla vascolarizzazione del nervo ottico e della retina. Parlavamo prima delle urgenze e delle emergenze in oculistica. Un paziente che abbia pesanti fattori di rischio cardiovascolari può avere, diciamo, dopo il glaucoma acuto, l'altra patologia che può affliggere in modo acuto la vista e inficiarla in modo definitivo, può essere un'ischemia dell'arteria centrale della retina, oppure un'ischemia del nervo ottico, quindi una neurite ottica ischemica, oppure un'ischemia che è come avere un ictus, un infarto della retina, invece che un infarto miocardico piuttosto che renale o di altri distretti. Quindi assolutamente coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolari spesso sono invitati dal cardiologo o dall'internista che tratta quel tipo di patologia a sottoporsi anche a uno screening oculistico. Parlavamo del fondo, effettivamente la retina e il fondo dell'occhio è l'unico distretto del corpo umano in cui noi riusciamo a visualizzare la vascolarizzazione arteriosa e venosa senza l'ausilio di un mezzo invasivo o comunque indiretto, come può essere anche semplicemente un'ecografia. Abbiamo domande che stanno arrivando dal pubblico. Visto che siamo quasi in chiusura, vorrei dare proprio spazio al pubblico. I sintomi più frequenti nel distacco di vitreo e il distacco di retina. Di sintomatologia, io lascio un po' aperto a certo, chi vuole rispondere. Parti tu, Fede. Ma parto io, anche se ovviamente il massimo esperto della chirurgia vitrorettinica è il dottor Tedesco. E mi posso esprimere sul distacco posteriore di vitreo, che è sicuramente una delle condizioni che noi ci troviamo a diagnosticare maggiormente nell'ambito di quello che è anche un pronto soccorso oculistico. È un paziente che tipicamente viene a lamentare quelle che vengono chiamate mosche volanti, cioè il paziente riferisce di vedere questi puntini neri, questi filamenti neri,
che sono indicativi appunto di una degenerazione del vitreo, sono appunto quelli che vengono visti, sono degli agglomerati vitreali, che però sono indicativi della necessità di una valutazione oculistica, perché ovviamente associato a quello che vengono chiamate miodesopsie, cioè queste mosche volanti, ci possono essere anche fotopsie, cioè questi lampi che vengono percepiti, che possono essere indicativi anche di conseguenze, anche perché ovviamente il distacco posteriore del vitreo può avere delle conseguenze, quindi nel momento nel quale il paziente viene a lamentare, viene a presentare questi sintomi, è necessaria una valutazione del fondo oculare, valutazione dello stato vitreale, ma soprattutto valutazione dello stato retinico, perché come conseguenze ci possono essere rotture retiniche e che si possono associare al distacco di retina. Adesso, per quanto riguarda il distacco di retina, io farei parlare il dottor Tedesco, che ovviamente... Grazie Federico. Il discorso del distacco di retina, diciamo da un punto di vista della sintomatologia, purtroppo è di facile identificazione da parte di chi ne è affetto, anche parzialmente, perché il distacco di retina produce una amputazione di una parte o di tutto il campo visivo, dovuto al fatto che chiaramente lo strato neurosensoriale della retina non è più efficiente, quindi il paziente spesso lamenta semplicemente una bolla nella parte periferica del campo visivo, piuttosto che una patologia dovuta alla degenerazione vitreale, quindi una ragnatela, una pioggia, una cascata di qualcosa di scuro, di nero, quando c'è un modesto sanguinamento. Cioè chi lamenta una sintomatologia legata a un distacco di retina anche precoce è in grado di ricorrere all'oculista abbastanza rapidamente. Quando ricorrere a una visita oculistica in caso di sintomi così significativi? Non parliamo di una emergenza, è un'urgenza differibile, quindi è importante consultare l'oculista o rivolgersi a un punto di primo soccorso, di pronto soccorso, nell'arco di un periodo che possiamo identificare ragionevolmente in 24 o 48 ore. Quindi se siamo affetti da un distacco di retina anche iniziale, non abbiamo sintomatologia dolorosa, abbiamo dei sintomi strettamente visivi. E il trattamento è ovviamente nella maggior parte dei casi chirurgico, laddove con un trattamento laser di una sola rottura retinica o di un distacco retinico molto localizzato non sia sufficiente, e la chirurgia vitreoretinica moderna consente trattamenti mini-invasivi da eseguirsi per il 90% dei casi in anestesia locale con una buona sedazione. Anche lì ci possiamo addentrare nel tema, però è un tema particolarmente vasto. Anche sul trattamento del distacco di retina, che attualmente facciamo in ospedale maggiore a Parma, sarà oggetto poi dell'implementazione dell'offerta chirurgica che faremo anche presso l'ospedale di Borgotaro, perché gradualmente stiamo attrezzando da un punto di vista tecnico e tecnologico la nostra dotazione per poterci consentire di operare questa casistica presso l'ospedale di Borgotaro. Quindi questo sarà oggetto di futuri sviluppi della nostra offerta e quindi delle nostre presentazioni. Certo, a me viene spontaneo adesso chiedervi, perché ho ascoltato con molta attenzione tutto quello che ho imparato da voi qualcosa e vi ringrazio di questo. Sono stati fatti comunque, mi sembra, dei passi giganteschi in oculistica. Quali sono i progressi, e lo chiederei a entrambi, che vi hanno, diciamo, entusiasmato maggiormente? Bellissima domanda, difficile per me rispondere. Chiaramente, e in realtà è più facile che non per Federico, che ha qualche decennio in meno di me. Io ho cominciato la specialità nel 1997, l'ho terminata nel 2001, avendo 52 anni,
se mi avessero raccontato, le rispondo in questa maniera per semplificare, se mi avessero raccontato quando preparavo la mia tesi di laurea in oculistica nel 1996-97, che avrei visto questo progresso, non ci avrei creduto. Quindi direi certo. Che sia nella diagnostica che nella chirurgia 25 anni di evoluzione sono stati un'era geologica per quanto riguarda la possibilità soprattutto di curare e di guarire molte malattie oculistiche. E dottor Spadini invece? Allora io ovviamente non ho vissuto in modo diretto, però sono veramente contento di poter vivere quest'era in cui il progresso tecnologico, perché l'oculistica è una branca che è fortemente associata al progresso tecnologico e va di pari passo, perché ci permette di avere sempre una gestione non solo dal punto di vista diagnostico, ma anche dal punto di vista chirurgico, cioè anche quelli che sono gli strumenti facoemulsificatori, come dicevamo prima, nell'ambito della chirurgia della cataratta, si pensi anche al progresso sulla chirurgia della retina, ad oggi vengono fatte delle procedure che effettivamente erano impensabili e questo ovviamente è stato garantito dal progresso tecnologico su cui la nostra branca fa molto, molto affidamento, perché ha permesso di eseguire delle procedure che veramente hanno un livello veramente molto molto alto. Ecco, io mi vorrei spostare, e questa sarà più o meno l'ultima domanda, siamo in chiusura, sulle patologie un po' minori. E oggi con le allergie stagionali incontriamo la congiuntivite, le fariti. Come le trattiamo? E c'è un abuso anche dei colliri o di questi medicinali da banco? Io vedo quasi un uso e abuso di, sì. di questi colliri che a volte possono essere anche dannosi. Sì, questo è un tema anche di grande diffusione. Viviamo in un momento in cui diciamo la concomitanza di allergeni ambientali e di allergeni legati all'inquinamento, è un tema molto molto caldo, producono una serie di manifestazioni in realtà assolutamente non gravi nella stragrande maggioranza dei casi, ma molto fastidiose. Anche queste, pur essendo particolarmente banali, impattano purtroppo in modo significativo sulla nostra qualità di vita quotidiana. Anche qui è essenziale rivolgersi all'oculista per avere i farmaci giusti, per la prescrizione dei farmaci giusti, che possono essere o dei colliri cortisonici di superficie, bisogna stare molto attenti a cosa si utilizza e per quanto tempo, quindi al controllo medico, oppure degli antistaminici. La terapia della blefarite è una terapia più degli annessi, quindi non dell'occhio ma di ciò che è intorno all'occhio. Diciamo che anche i medici di medicina generale hanno una particolare sensibilità e preparazione nel trattamento delle patologie diciamo più semplici ma così impattanti, e ci aiutano molto nella pratica clinica quotidiana, perché spesso danno dei consigli terapeutici che possono essere risolutivi di patologie appunto minori, come le ha definite. Quindi direi che sempre medico di base, medico di medicina generale e il medico oculista come guida per il trattamento più adeguato. Non abusare di farmaci da banco è opportuno, perché spesso usiamo delle armi improprie che possono essere, anche se raramente, ma possono essere poi pericolose nel medio-lungo periodo. Ecco, un brevissimo accenno sulla chirurgia refrattiva. Non ne abbiamo parlato tantissimo. Per qualcuno è di interesse, ancora per correggere la miopia, per non portare, per liberarsi per sempre di questo fastidioso occhiale da vista, che invece oggi è anche un accessorio quasi di moda. Sì, noi abbiamo ad oggi diverse tecniche che ci permettono di gestire la quasi totalità dei difetti refrattivi, e tecniche che fanno capo principalmente a quello che è un trattamento laser, che poi può essere eseguito in differenti modalità. Ovviamente è necessaria una valutazione preoperatoria molto accurata, anche in questo caso, per definire comunque l'idoneità o meno a eseguire un trattamento refrattivo, perché ovviamente questo è importante, perché non tutti i pazienti hanno comunque possono eseguire il trattamento senza rischi. Adesso è sicuramente una procedura che sta trovando una
una grande diffusione, vengono eseguite sicuramente un elevato numero di procedure, e, però ecco l'importanza sempre di andare a fare un'adeguata valutazione e per poter seguire bene il paziente. Quindi si tratta principalmente di trattamenti laser che agiscono su quello che è la struttura più anteriore dell'occhio, che è la cornea, e ovviamente dipende ovviamente dal difetto refrattivo. Ecco, poi ci sono anche ovviamente difetti refrattivi che possono essere curati con altri tipi di procedure che invece necessitano di invece approcci ab interno, diciamo, cioè approcci che necessitano di un ingresso nella camera anteriore dell'occhio, e per correggere difetti refrattivi più importanti. Benissimo, noi vogliamo ringraziare il dottor Salvatore Tedesco, il dottor Federico Spadini per essere stati con noi, io vi ringrazio infinitamente di essere stati qui con noi, e ovviamente un grazie dall'Associazione Insieme per Vivere per questa nuova edizione, per queste nuove puntate che avranno luogo ogni mercoledì sera a partire dalle 21:45 circa. Ovviamente vedo dietro le quinte, parlatemi pure, perché tanto siamo in diretta. Ecco. Se potessi presentare quei due ragazzi. Certo, certo, molto venire. Volentieri, certo, assolutamente. Ecco, un fuori onda. Il dottor Salvatore Tedesco è arrivato questa sera con l'equipe. Quasi al completo o al completo? Le chiedo. Quasi al completo, ma... E volevamo appunto invitare... Ecco, perfetto. Buonasera. Ok, buonasera. Posso passare il microfono, Gian? Proviamo. Sì. Allora, mi alzo in piedi con voi perché mi sento un po' così, vabbè, micchino. Insomma, il bello della diretta, signori. Sì. Parliamo col dottore? Gradice, Lorenzo. Gradice, quindi andrà a fare parte dell'equipe, di questa equipe. Del dottor Tedesco, sì. Abbiamo sentito che ci sono... Abbasso cosa? Il microfono o me stessa? Dobbiamo scendere noi. Loro devono scendere? Li faccio sedere? Ecco, li facciamo sedere accosciati. Una volta. Accosciati. Prego, dottore, accosciati. Io esco di scena, che ci sono state anche troppo. Allora, diciamo due parole a proposito, sì, di questa nuova avventura che dovrebbe portare grandi benefici anche al, speriamo, nostro ospedale. Speriamo proprio di sì, certo. Quindi un'avventura che comincia adesso, guidata dal dottor Tedesco, i miei colleghi Federico Spadini, dottor Rossini, quindi ci auguriamo di riuscire a portare delle buone soddisfazioni a questo territorio e di poter portare della qualità, anche la nostra qualità, e in qualche modo di offrire un servizio idoneo. Dottor Rossini, mi avvicino, grazie dottore. Sì. Grazie, voi siete stati pazientemente dietro le quinte, e ci sarebbero state domande, certo, prego, ci sarebbero state domande anche per voi, quindi un'avventura che si apre. Comunque voi, sì, siete giovanissimi, però avete già alle spalle tanta esperienza, immagino. Sì, 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 assolutamente. Io sono estremamente soddisfatto di quello che andremo a fare insieme al dottor Tedesco. Si tratta di una grande opportunità, siamo qui quindi per darci da fare, per rendere al meglio e offrire un servizio che sicuramente, sono sicuro, verrà apprezzato da tutti, dai cittadini qui di Borgo Taro, così come di Fidenza e di Parma. Perfetto, io vi ringrazio tantissimo perché so che venite anche da via, e intanto resto in piedi e diamo l'appuntamento per la settimana prossima. Lei stia qui con me, okay. Lei stia qui con me, diamo l'appuntamento per la settimana prossima. In studio avremo il dottor Fasano. Insieme per Vivere vi ringrazia dell'ascolto, della partecipazione, delle domande che avete rivolto ai nostri professionisti. Io ringrazio ancora il dottor Tedesco, il dottor Spadini, il dottor Rossini e il dottor Radice. Radice? Bravissima, per una volta ce l'ho fatta. Grazie ancora di essere stati con noi e ci rivediamo mercoledì prossimo alle 21:45.